Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 22 maggio 2024. Oggi festeggiamo Santa Rita da Cascia, religiosa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 9 di San Marco, versetti 38-40. Siamo arrivati al capitolo 12, pagina 127 del libro di San Manuel Gonzales. Titolo di questo nuovo capitolo: l'abbandono del dogma della comunione. Leggiamo. Dichiaro nuovamente che non voglio spaventare o allontanare. Quello che desidero è che ci si comunichi di più e meglio e che si senta più delicatamente accompagnato Gesù nella nostra comunione. Riscontro due cause per l'abbandono di questa delicatezza nei suoi confronti. Per eccesso, quello dei timorosi e diffidenti, che vedono la comunione come un premio per chi è giusto. Questa paura allontana le comunioni e impedisce e soffoca non pochi frutti di quelle ricevute. Per difetto, quello degli spregiudicati dalle sfumature più disparate, dei mercanti sacrileghi che la prendono come mercanzia con la quale si acquista denaro, buona apparenza, a quegli abitudinari che senza rimorsi o patemi d'animo combinano promiscuamente la loro vita, le loro azioni mondane, le loro mode, i loro divertimenti audaci, se non malvagi, con la ricezione quotidiana o frequente della Santa Comunione. In giusto termine, la comunione è un cibo che richiede dalla nostra parte spirituale uno stomaco pulito, status gratiae, e un po' di appetito, recta e pia mens. Allora, vediamo di dire qualcosa. Ribadisce il suo desiderio, che emerge nuovamente e che sta alla base del perché ha scritto questo libro: comunicarsi di più e meglio, e che Gesù si senta più delicatamente accompagnato nella nostra comunione. Ecco, comunicarsi di più e meglio, e che Gesù sente delicatamente accompagnato di più nella nostra comunione. Vedete? Molto bello. Veramente molto bello. Tutto veramente molto bello. E molto vero. Non dovremmo avere altro scopo nella vita. Noi nella vita abbiamo tanti scopi. Anche alle volte non riflessi, cioè che neanche, come dire, quasi neanche ci accorgiamo di averli questi scopi. È come se andassimo, come dire, in automatico, no? Noi andiamo in automatico e neanche ci accorgiamo di avere questi scopi.
E invece di fatto ci sono. E li dobbiamo valutare. Li dobbiamo valutare, pesare, discernere e forse capire che non sono all'altezza dell'unico vero scopo della nostra vita: comunicarci di più e meglio e accompagnare più delicatamente Gesù nella nostra comunione. Ecco, perché del resto, pensate un po', che cosa resterà della nostra vita? Provate a riflettere. Resteranno forse tutte le opere gloriose che noi abbiamo fatto? No. Sì, magari resterà qualcosa, ma al massimo per quelli che l'hanno fatto meglio diventeranno pezzi da museo. Vabbè, che dopo 3 generazioni neppure sapranno esattamente, quel nome lì che le ha fatte non dirà più neanche niente, cioè, sì, sapranno che l'ha fatto quel tizio, quel Caio lì, ma che cosa resterà della nostra vita? Tutte le nostre lotte di potere, la nostra ricchezza, no. Che cosa porteremo con noi nella bara? I nostri milioni, i nostri miliardi. Cos'è che portiamo con noi? Cos'è che resta con noi? La gloria del mondo con la quale ci siamo ricoperti e per la quale siamo stati capaci magari di rinunciare a tutto, a tutte le cose più importanti. Il successo, la carriera, la fama, la stima. Non mi è mai capitato di vedere persone che per tanti anni della loro vita sono state ampiamente onorate, stimate, che hanno avuto anche una vita di successo, una carriera brillante, che hanno avuto potere nella loro vita, a un certo punto abbandonate e dimenticate. Nel nulla, più nessuno che si cura di loro. Guardate, una roba tristissima. Persone ridotte in uno stato di solitudine impressionante, di isolamento, perché sapete, peraltro, chi ha vissuto in un certo modo, con una certa facilità, non è una persona che ha, come dirvi, costruito rapporti veri, intensi e duraturi. Perché sapete, per il potere bisogna essere disposti a sacrificare tutto e tutti, a partire da Dio, da se stessi, dagli affetti più cari, il potere, la gloria, la stima, la fama, il successo, il denaro, richiedono tutto, solo che poi in mano non ti rimane niente. Ecco perché dico che invece quando nel nostro cuore c'è questa scelta di fare della comunione con Gesù il centro della nostra vita, forse perderemo tutte le cose di cui vi ho parlato prima, no? Però salveremo la più importante, di sicuro l'unica che ci sarà di conforto sul letto di morte, che ci sarà di conforto negli ultimi istanti della nostra vita, perché il mondo, così come la carne, così come il diavolo, non danno nessuna compagnia.
e dopo averti sedotto, ti abbandonano, lasciandoti morire nel modo peggiore possibile. Gesù non fa così. Gesù i suoi amici non li abbandona mai, anche quando sono in mezzo ai tormenti più crudeli. Lui è sempre lì. Dice: riscontro due cause per l'abbandono di questa delicatezza nei confronti di Gesù. Uno per eccesso, cioè quella dei timorosi diffidenti, che vedono la comunione come un premio che posso ricevere solo se sono una persona perfetta. Di fatto questa causa per eccesso fa cadere nella paura e allontana dalla comunione e soffoca i frutti di quelle ricevute. Poi c'è quella per difetto, che sono gli spregiudicati, gli abitudinari, che sono capaci di mettere insieme la comunione con Gesù con una vita assolutamente dissonante da questa comunione. E sono quelli che mercanteggiano la comunione con il denaro, la buona apparenza e quant'altro. E poi c'è giusto termine. Ecco, questa mi sembra molto bella, no? La comunione in realtà, per poter avere questa delicatezza nei confronti di Gesù, perché il termine in questione non è il comunicarsi di frequente, perché lo posso fare anche se sono spregiudicato, abitudinario, cioè nella causa per difetto, no? Quindi non è il comunicarsi di più, ma è questa delicatezza che accompagna il rapporto con Gesù, la comunione, ciò che fa la differenza. Ecco, lui dice: per questa delicatezza bisogna intendere la comunione come un cibo che richiede due caratteristiche. Una, uno stomaco pulito, che vuol dire lo stato di grazia. Che ne dicano, che ne sentiamo, per avvicinarsi all'Eucaristia bisogna essere in grazia di Dio. Punto. E io prego Dio, e voi pregatelo con me, che mi conservi sempre quella luce nella mente per dire fino all'ultimo giorno della mia vita questa verità e non impazzire dietro alle follie più assurde, non impazzire affermando il contrario, perché non si può affermare il contrario. L'Eucaristia richiede lo stato di grazia. Devo essere in grazia di Dio, che non vuol dire che devo essere perfetto, non è questo. Vuol dire che se c'è qualcosa nella mia vita che ho offeso o offende mortalmente Dio, devo innanzitutto chiudere con quella realtà, rinnegarle, allontanarmi da quella realtà che è un'offesa mortale a Dio. Il peccato mortale è questo, no? Ecco. Quindi faccio un esempio, rubo, no? Facciamo questo esempio, rubo, bene, allora, oggettivamente è un peccato mortale, va bene, allora, tutto ciò che ho in casa di rubato lo devo restituire, e poi devo restituire anche quello che non ho in casa, che ho rubato e che posso quantificare, so che quella persona ha rubato, tot, glielo devo ridare, devo riparare i danni causati,
questo è il segno di conversione. Poi dare via tutti, dare via nel senso non di vendere, ma proprio di buttare via tutti gli strumenti necessari al furto, a scassinare, a derubare, tutto quello che ho usato fino adesso mi serviva per poter mettere in pratica questo gravissimo peccato, e quindi andare a chiedere perdono a Dio. E questo è, di questo si tratta, con il proposito di non rubare più, un proposito sincero, cioè vuol dire io ho proprio fatto tutto in modo tale che per quanto riguarda la mia volontà io non voglio più rubare, queste sono le prove che non voglio più rubare e adesso chiedo perdono al Signore per i furti che ho fatto. Ecco, questo è lo stato di grazia. Non che devo essere perfetto, ma che vivo, che sono davanti a Dio in uno stato di comunione con Lui. E se c'è qualche peccato grave che ha rotto questa comunione, il peccato mortale appunto, devo chiedere perdono. Devo chiedere perdono, devo allontanarmi da questo peccato mortale, da questa offesa mortale a Dio, la devo rinnegare, devo ripararla e non commetterla più. Cioè mettere tutta la mia intenzionalità e volontà affinché non avvenga più di ricadere in questa cosa. Almeno a livello intenzionale. Certo che se vado a dire in confessionale io ho rubato, benissimo, sei pentito? Ah sì, sono pentito, però in casa ho tutta l'aria furtiva, tutti gli strumenti per rubare, e fuori mi aspetta il mio amico, il mio compagno con cui vado a rubare, perché dopo un'ora devo andare a rubare. Scusate, ma che pentimento è quello lì? Questo non è un pentimento, questa è una presa in giro. Non sono pentito, non ho messo in atto niente che dica il mio pentimento. Ma questo è evidente a chiunque, eh? Quindi, cioè, se sono alcolizzato, il segno che io esco dall'alcol, che voglio uscire dall'alcol, qual è? Che in casa mia non c'è più neanche una goccia di vino. Fine. Buttato tutto. Non c'è più niente, neanche la forma della bottiglia c'è, niente. Si comincia da lì, eh. E certamente non è che io dopo che mi sono confessato dico adesso vado a confessare e dopo mentre esco vado al bar. No, cioè, lo so bene che non lo posso fare perché mi vado a mettere in una condizione molto prossima di peccare. Che è chiaro che se vado al bar, anche banalmente a bermi il caffè, insomma, entro e mi vedo lì tutti i bottiglioni di vino, dico, cioè, voglio dire, te lo puoi bere anche a casa il caffè, no? Posso anche andare alla macchinetta, posso, cioè, evito tutte quelle condizioni, quelle situazioni che mi possono mettere in grave pericolo. Per chi non è alcolizzato, andare al bar a bere il caffè non è nessun problema perché posso vedermi tutti i bottiglioni di whisky, cosa mi interessa. Ma se io so che ho avuto questo problema, forse almeno per l'inizio è meglio evitarlo. E questo lo potete prendere ad applicare, questo criterio si può applicare su tutti i peccati. Ah, ma allora questo non vuol dire che non potrò più andare a bar a bere un caffè? No, questo vuol dire che almeno per l'inizio dovrò stare molto attento ed evitare quelle occasioni che mi possono riportare a rientrare in quella condizione lì. Cioè, è una questione proprio di logica, di onestà interiore. Ci vuole questo stato di grazia, se no è una presa in giro. E un po' di appetito. C'è una mente retta e pia. Vi ricordate Dante? Oh, dignitoso coscienza netta e pia, quanto ti amaro morso ogni piccio il fallo? Ci vuole una mente retta e una mente pia, devota. Questo è il modo giusto per poter fare una comunione dove accompagniamo delicatamente il Signore, dove è accolto delicatamente da noi. Status grazie e recta e pia mens. Ecco. E allora vedete che la vita cambia? La vita cambia. Se noi ci accostiamo in questo modo, con questo criterio che ci ha insegnato San Manuel, ma che la Chiesa insegna da sempre, se noi ci accostiamo così l'Eucaristia, la vita cambia, perché o lasciamo l'Eucaristia o lasciamo la vita sbagliata.
Non si possono tenere insieme le due cose, perché insieme non ci vanno, in quanto l'Eucaristia non è un pane benedetto, in quanto l'Eucaristia non è un simbolo del corpo e del sangue di Cristo, in quanto l'Eucaristia non è un cibo e una bevanda così speciali. No, l'Eucaristia è il corpo dato e il sangue sparso di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce. Punto. Questo è, di questo si sta parlando. Ed è vero, in quanto corpo dato e in quanto sangue sparso, è vero cibo e vera bevanda. Ma in quanto sono il corpo e il sangue, capite? Cioè, per questa ragione diventano la vera bevanda e il vero cibo, perché sono il corpo dato e il sangue sparso, e noi dobbiamo sempre sottolineare questa profonda verità. Nell'Eucaristia io ho il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente veramente, realmente, sostanzialmente nell'Eucaristia. Ecco, io spero che a furia di ripetere all'infinito queste verità di fede, forse qualcosa resta, e mi auguro che qualcosa quindi cambi, no? Dentro di noi. Per cui facciamo di tutto per accostarci all'Eucaristia in status grazie e con recta e pia mens. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.